Buongiorno, siamo alla casetta. Primo mattino, sono ormai le 8:30 e abbiamo già fatto un sacco di cose. Ci siamo alzati che erano le 7 perché da una delle finestre, non da questa dove abbiamo la rella, ma dall'altra che c'è qui, entravano praticamente già i primi raggi di sole, quindi dobbiamo organizzarci con un'altra rella da mettere lì, perché altrimenti ci alzeremo veramente troppo presto tutte le mattine, cioè tutte le mattine in cui saremo qua. La mia faccia non è delle più riposate, non mi sono ancora né preparata né truccata né niente, anche perché tra un pochino andremo al mare. Ciao! Matti è ancora in pigiama. Salve! Bebe è già in costume. Buongiorno! Posso mettere il costume? Certo che puoi metterti il costume. Vai in bagno, ti spogli, fai la pipì e poi mamma ti aiuta a mettere il costume. Dobbiamo lavare la faccina e i dentini, eh? Allora, qua noi ci siamo un pochino organizzati, già siamo riusciti a fare diverse cosine. Sì, amore. Questo è il nostro letto. Adesso stamattina, prima di andare al mare, dovrei riuscire a rivestire le testate, quelle che per adesso sono infilate sotto il letto, in modo che non si vedano i pannelli di legno. Qua sopra ho già iniziato a posizionare un po' di cosine, tra cui la cassetta dei medicinali, i miei trucchi, i libretti, la valigetta con dentro colori e la roba di cancelleria. Qua ci sono, vabbè, i nostri libri varie ed eventuali. Poi vabbè, dentro i mobili ci sono vestiti, eccetera, e qua lo stesso, buttati in giro, ci sono i nostri vestiti. Qua invece ho lavato le stoviglie della colazione, la forbice è pronta per tagliare i tessuti delle testate. Qua c'è la raccolta di ieri sera, appena siamo arrivati abbiamo trovato un po' di prugnette sul nostro albero, fresche fresche. Questo è un angolino dove ho posizionato queste cose qui. Questo lo useremo come portachiavi, portaoggetti, porta tutto, insomma. Ho messo tutte le cose all'interno dei mobiletti, quindi sotto c'è tutta la pasta, qui c'è tutta la roba della colazione, qua le cose salate, qua lo scatolame. Qui in quest'altro ci sono le bibite. Insomma, piano piano ci stiamo organizzando. Vi faccio vedere anche la cameretta delle bimbe, che è quella che forse ha avuto la maggior rivoluzione. Questo è il lettino di Matti, a cui abbiamo messo naturalmente la sbarra, che è stata provvidenziale stanotte perché l'ho trovata appiccicata lì con la faccia. Meno male non è caduta. E questo è il lettino di Bebe. E questo mobiletto l'ho montato. E questo ieri è stata bravissima Rebecca, perché ha montato da sola il mobiletto, tutto quanto questo. Poi vabbè, ha montato la Lavatrice. lavatrice, ha montato la cassetta dei giochi. E ho fatto l'armadio. E poi ha messo dentro intanto tutti i giochi, li ha sistemati lei, e poi anche l'armadio. Qua ha messo tutte le varie cose nei ripiani, ha riordinato tutto lei. È stata veramente molto molto brava. Abbiamo la nostra postazione esterna, che è ancora naturalmente tutta da finire di sistemare. Siamo ancora tutti. Sì, adesso mamma ti mette il costumino. Qua è ancora tutto in divenire, insomma. E questo invece è il bagnetto, più o meno così come l'avete visto l'altra volta. Qua abbiamo solo messo, insomma, due o tre cosine che ci servono. Gli spazzolini, qua c'è tutta l'altra roba, la sacca per la roba da lavare. E questa è la nostra super mega doccia, più grande questa di quella di casa.
po' di alghe quest'anno, ma sono sicura che le porterò. Matilde in mezzo alle altre bimbe che gioca. Il mare è un pochino sporco, ma sono sicura che verrà pulita dalle mareggiate. Stai gocciolando anguria dappertutto. Ciao bebe. Famina? C'è qualcuno che dorme. Concerto della natura. Ciao amore mio. Mamma. Sì amore. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
scaldo. Stai mangiando? Cosa stai mangiando? Quando led. E sono buoni? Tu cosa stai mangiando, Bebe? Pizza. La mia bellissima Bebe. Ciao Bottino. Ciao Amine. Buon anniversario. Un bel bicchiere di vino stasera. Finiamo la giornata in bellezza. Aspetta, mamma. Facciamo cin cin? Piano però. Cin cin. Siamo riusciti a uscire stasera perché è il nostro anniversario. Andiamo. Basta. Mattina. Speriamo che vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Thank you.